Sì, noi dal 2018 ogni anno cerchiamo di riposizionare il valore arte all'interno di questi momenti di condivisione sociale, civile, che riguardano poi temi di grande urgenza e di grande centralità, come questo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma quella che io più volte ho definito una guerra civile, se noi pensiamo ai dati, ai numeri, dobbiamo renderci conto che non si tratta di fenomeni isolati, ma di qualcosa, cioè una trasposizione di istinti di dominio, di possesso brutale e violento nelle nostre società contemporanee. E quindi non solo dobbiamo trovare rimedi, ma dobbiamo continuare a motivare le persone a riflettere su questi dati e su quanto accade. Per far questo l'arte usa i suoi strumenti, i suoi mezzi, che sono quelli dell'espressione artistica, della poesia, della letteratura. Tante volte l'arte ha più forza anche perché guarda frontalmente i drammi e le tragedie dell'umanità, non trova scappatoie retoriche, diciamo, no? Noi abbiamo pensato di celebrare la giornata non solo con la mostra in corso di Jenny Saville, una delle più grandi pittrici del nostro tempo, ma con un intervento, un grande reading dei giovani, i nuovi, giovani attori, anzi attrici in questo caso, i nuovi, dei nuovi che lavorano spesso con la Pergola, il Teatro della Pergola.